Alessandra Cortigiani, Trepù, e sì, poi si prepara Matteo Brandi, Pro Italia, grazie. Grazie. Il mio treno si chiama Bimbo di 2 anni che si sta disperando, quindi grazie a Fabio e grazie a tutti voi che mi avete dato un attimo precedenza. Allora, io sono segretario politico di 3V, che nasce come movimento 3V, cioè vaccini, vogliamo verità. Nasce da famiglie, no? Di bambini che hanno, anche da famiglie di bambini che hanno subito purtroppo delle reazioni avverse da vaccino, famiglie che lottano per la libertà di scelta, che è una libertà di scelta che è nata inizialmente come libertà di scelta vaccinale, dunque terapeutica, ma è poi diventata appunto 3V, verità e libertà. È attualmente il nome di un partito, del nostro partito, perché abbiamo capito che non ci si può concentrare su un singolo aspetto per poter ottenere quella vita dignitosa nel benessere, libera e armoniosa e sicura di cui tutti abbiamo diritto. Allora, la nostra posizione è un po' radicale, siamo tra virgolette famosi, no, all'interno del dissenso per essere quelli che ci chiamano, no, i puristi, quelli che non fanno compromessi, no? Anche in questo caso diciamo che noi non è che siamo puristi, vogliamo tenere alta l'asticella della consapevolezza, non ci rivolgiamo le pance, è facile fare un discorso di pancia, no? Di quelli che sono accattivanti, attirano l'attenzione e così via. Noi ci rivolgiamo alle coscienze, vogliamo smuovere le coscienze, quindi facciamo un discorso che è più difficile, più coraggioso, alle volte doloroso, però sicuramente più elevato e sicuramente più ben radicato. Noi non chiediamo, non diciamo no al golpe globale dell'OMS, noi diciamo no all'OMS, fuori l'Italia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questo è quello che vogliamo. Dobbiamo andare alti delle nostre richieste, perché OMS, NATO, FAO, ONU, Unione Europea sono tutte le braccia del sistema, dello stesso sistema, sono apparati di un sistema che, e qui sta qualcosa che forse non si sente tanto dire e che forse un po' vi meraviglierà sentire, soprattutto da un partito come 3V, no? Che parte dai vaccini. Sono braccia dell'impero, di un impero, l'impero anglosassone, che è quello che ha veramente la colonna del potere. Noi siamo abituati a sentir parlare di liberismo, capitalismo, sovranismo, World Economic Forum, i fondi, grandi fondi di investimento, Vanguard, BlackRock, così, State Street, Soros, Rothschild e compagnia bella. Queste persone, vorrei dire questo, non confondiamo il servo col padrone. Non confondiamo il servo col padrone, perché queste persone sono servi, servi del padrone. Allora, se ci guardiamo intorno a noi, siamo in una piazza, no, molto centrale di Roma. Qua vicino, proprio passando insomma a due passi, c'è Palazzo Caetani. Poi ci sono vari palazzi, c'è il palazzo di Doria Pamphili, ci stanno i palazzi dei Farnese, dei Borghese, degli Orsini e compagnia bella, ma soprattutto qua vicino a un passo, a 10 minuti di strada, c'è il Vaticano, dove siede il Papa, ecco, il Papa garante degli imperi. Allora, perché secondo voi improvvisamente da un momento all'altro c'è una cessione di potere dall'impero, cioè da chi lo detiene per diritto dinastico, alle banche, alle finanze, a Big Pharma, a Bill Gates, a Soros? Cos'è successo? Perché non è vero che è stato ceduto questo potere. Costoro sono dei delegati, fanno parte degli apparati, hanno potere perché c'è qualcuno che glielo conferisce, è una concessione, ma il potere è rimasto sempre nelle stesse mani. Soltanto che è più difficile vederlo. E quello che noi sbagliamo a livello di dissenso è l'interlocutore. Noi non possiamo interloquire con gli apparati, dobbiamo andare diretti alla colonna portante del potere. E questo vuol dire interloquire con coloro che il potere non hanno mai mollato.
E andiamo adesso un attimino a vedere, io mi sono fatta qualche appunto perché non mi ricordo alcuni nomi. Ad esempio, partiamo proprio dal primo direttore generale, scusate, dell'OMS, quindi all'origine dell'OMS. Il primo direttore generale è un tal George Chisholm, canadese, medico canadese, psichiatra, e formava i soldati perché era un militare. E è stato anche il primo psichiatra a capo di un esercito nazionale, è stato il capo dell'esercito nazionale canadese. Ottenne una specializzazione in Inghilterra, ovviamente, e venne nominato commendatore dell'impero britannico, che non è una carica così, commendatore, è una carica militare. Questo era il primo direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra l'altro era uno anche favorevole al controllo delle nascite, quindi quando si parla di complotto, di vaccini, iniezioni tossiche e così via per la depopolazione dell'umanità, non lo so se tanto complotto può essere considerato o se un fondo di verità c'è, visto i soggetti. Allora, la penultima direttrice generale dell'OMS è la dottoressa Margaret Chan, cinese ovviamente, che però ha studiato in Canada, ha lavorato a Hong Kong, è stata una dei principali protagonisti della questione del SARS, e anche lei è ufficiale dell'ordine dell'impero britannico, è stata nominata ufficiale dell'ordine dell'impero britannico da Elisabetta II. Andiamo all'attuale direttore generale, Ghebreyesus, laureato all'Università di Londra, poi specializzato a Nottingham, ministro della salute e degli affari esteri dell'Etiopia, ed è stato durante appunto il suo ministero come ministro degli affari degli esteri, è stato un durissimo repressore dell'opposizione, tant'è che fece rientrare gli oppositori del regime in Etiopia dallo Yemen, ne incarcerò circa 70.000 e ne fece uccidere circa 500. Cioè, questa è l'attuale sì, il direttore generale dell'OMS. Allora, perché dico che partire dalle persone non è mai una banalità? Perché il cursus honorum di queste persone, la loro vita, ci dice dove dobbiamo andare a cercare. E guardate un po' il caso, dobbiamo andare a cercare sempre a Londra o comunque nei paesi anglosassoni, Canada, che poi è Commonwealth, quindi è sempre quello. Allora, ripeto, non confondiamo, concludo proprio con questo, non dobbiamo confondere i servi con i padroni, quindi i grandi fondi di investimento, Soros, Bill Gates, Big Pharma, eccetera, hanno le loro responsabilità, nessuno dice quello. Dico semplicemente che sono apparati alle dipendenze dell'impero anglosassone e quello è rimasto. Quindi se dobbiamo interloquire con qualcuno, cerchiamo di in qualche modo creare una consapevolezza che sia trasversale anche tra le nazioni, ok? Perché il concetto di sovranità nazionale, così come ci viene propinato in questo momento, magari anche dal sovranismo tout court, io vengo dai sovranisti, per carità, da quel mondo là, è ancora troppo parziale, incompleto. Se vogliamo vivere in un'Italia veramente sovrana, dobbiamo liberarci da coloro che veramente detengono il potere. Tutto qua. Grazie. Ringraziamo Alessandra.